Buongiorno, buon pomeriggio e bentrovati nel salotto dello Scarabocchiatore. Oggi a farmi compagnia in questa speciale puntata c'è il mio compagno di podcast, Giulio. Ciao a Ciao Giulio. tutti, ciao. Hai voglia di presentare tu gli ospiti di oggi? Ci provo, dai, vediamo Vai. cosa riesco a fare. Allora, partiamo, diciamo, da. Presenterò prima, diciamo, partiamo dallo sceneggiatore, colui che generalmente è quello che, no, inventa e crea la storia e poi si affida a un artista grafico per dare vita a questa storia. Oggi con noi abbiamo uno sceneggiatore a cui io sono particolarmente legato, nel senso che è uno dei miei sceneggiatori preferiti, italiani. È uno sceneggiatore che ha un'aria, da un certo punto di vista, ha uno stile anche molto colto, che io apprezzo veramente tanto. È uno sceneggiatore che riesce a mettere, soprattutto, cioè, mettere d'accordo sia il popolo, diciamo, il popolo e la parte popolare del fumetto e anche la parte della critica, da un certo punto di vista. Signori e signori, lo sapete già perché avete già visto nel link, ma vi presento Alessandro Bilotta. Ciao, Ciao. ciao a tutti. Come invece per rappresentare, diciamo, la parte grafica, oggi abbiamo invece uno dei disegnatori che è nell'Olimpo di Dylan Dog. Anche lui lo conosciamo benissimo, lo conosciamo per il suo tratto estremamente elegante, lo conosciamo per i suoi acquerelli, soprattutto, almeno io me lo ricordo molto bene a Lucca quando ai firmacopie usava l'acquerello. Per me è stata veramente una bellissima esperienza. Ripeto, un disegnatore di un'eleganza, secondo me, estrema. Signore e signori, Sergio Gerasi. Ciao, ciao a tutti, grazie Ciao. per la presentazione. E quindi niente, oggi siamo qui perché la vostra ultima storia, ovvero lo speciale di Dylan Dog, che ho qua tra le mie mani, lo speciale annuale di Dylan Dog, ci è piaciuto particolarmente e penso in realtà anche ai lettori. E Sì, siamo qui, quasi da insomma, studiare. esatto, un progetto davvero, davvero, davvero particolare, uno storytelling che è super accattivante, come lo era stato anche secondo me quello dell'anno prima, in realtà, quindi il progetto X, sempre scritto da Alessandro, ma disegnato da Nicola Mari, vero, se non sbaglio, quello dell'anno scorso. Sì. Esatto. E niente, io allora partirei subito un po' con le domande e comincerei, farei partire Monica magari con la prima domanda, con quella che vuole, per, diciamo, andare un po' a spulciare dentro la vostra mente, dentro il vostro processo creativo che vi ha portato a scrivere questo piccolo gioiellino. Esatto, infatti la prima domanda che in realtà abbiamo un po' pensato sia io che Giulio, e lui per cavalleria la fa fare a me, è questa, no? Il concetto di amore ed orrore, no? Voi avevate sicuramente già la vostra idea quando vi siete approcciati al lavoro, ma alla fine del lavoro questa idea è rimasta uguale? È cambiata? In che modo è cambiata? Beh, interessante quello che dici, effettivamente è un percorso a cui non abbiamo pensato, a cui diciamo non si pensa quando si parte a fare un lavoro di questo genere. Io purtroppo non posso darti grandi delucidazioni su questo tema, perché la mia idea riguardo a questo tema è molto confusa, ma non è confusa perché chissà quali esperienze complicate ho fatto, ma perché ho sempre un po' evitato di interrogarmi sulla questione. Quindi ho questa idea forse un po' vaga del fatto che lo stare bene è sempre una cosa che è in sottile equilibrio con lo stare molto male. E questo riguarda, secondo me, quello che può essere tutto quello che concerne i sentimenti. E alla fine del lavoro su questa storia non l'ho messo a fuoco meglio né ho trovato nuove intuizioni. Quello di cui mi rendo conto è che nella storia ne diamo sicuramente un'interpretazione un po' disperata,
vorrei dire, cioè l'impossibilità di, sembra ecco che sia impossibile poter arrivare a un equilibrio, a un fare i conti e far tornare i conti sulla cosa, ecco, sembra che siamo obbligati a rimanere insoddisfatti. Però tutto questo te lo dico con poca razionalità. Va benissimo. D'altronde, come non so se l'ho letto proprio sulla prefazione della Baraldi, ma oppure è una cosa che mi, un viaggio che mi sono fatto io. D'altronde, però, amore e orrore sono entrambi un salto verso l'ignoto, no? Ci insegna la letteratura da un certo punto di vista. Quindi, sì. Anche tu, da un certo punto di vista, rifletti questo spaesamento, diciamo, che queste due cose. Sì, forse ti direi più che amore e orrore, ti direi amore e morte. Ah, ok. Forse ti direi, ecco, estremizzando. Ci sta, sì, assolutamente. Sergio, invece, se per te che si vuoi dire qualcosa anche... Ma sì, guarda, allora, dal mio punto di vista, diciamo che io la storia me la sono goduta un po' prima degli altri, dei lettori intendo. Io sono uno abituato a non... generalmente cerco di farmi sempre sorprendere dalle sceneggiature, quindi non le leggo mai tutte prima, a meno che sia particolarmente importante o a meno che sia esplicitato dallo sceneggiatore per qualche cosa, per qualche motivo. Nel caso di Alessandro poi questa cosa è impossibile. Questo è un altro discorso, questa è un'altra storia. Per cui devo dirvi che riguardo a questa domanda mi sono fatto sorprendere come voi, quindi diciamo non avevo pensato, non partivo con un preconcetto, diciamo così, non avevo un'idea di dove andasse a parlare la storia. Devo dire però che una volta arrivato all'ultima tavola, quell'ultima tavola mi ha un po' aperto a tanti ricordi e situazioni che ho conosciuto molto bene in passato e che, diciamo così, sì, che avevo già vissuto, insomma, mi ha aperto tanti ricordi e anzi, addirittura, probabilmente ricordi di quando io e Ale ci eravamo conosciuti, insomma, che io stavo passando, come molto spesso mi capitava, dei tormenti d'amore ed orrore. Io adesso avrei una domanda in realtà per Alessandro, no? sulla parte di scrittura. Io ho sempre notato... Un attimo, vai. Che salutiamo chi ci saluta. Ciao Vincenzo. Vincenzo. E grazie, ciao a tutti quelli che stanno seguendo, anche se non hanno ancora scritto. E niente, io ho sempre notato, Alessandro, che il tuo lavoro è caratterizzato in molti lavori che fai in realtà, da una continuità narrativa e da un'orizzontalità che va oltre l'albo, no? E cioè, nel senso, tu crei quello, questa è l'impressione che ho io, poi magari disconferma questa cosa nel caso. Cioè, i tuoi fumetti sembrano che nascano da dei mondi che tu sei già immaginato. Prendiamo esempio anche solo l'altra grande saga di Dylan Dog che hai scritto, che è il Pianeta dei Morti, ma anche questo in realtà questo ha dei legami con il progetto X dell'anno scorso, e se non sbaglio Pal è anche un personaggio che si vede nel Ritorno del Crepuscolo, quindi uno dei vecchissimi Dylan Dog. Come mai questa esigenza di avere questa orizzontalità narrativa dal momento che Bonelli in realtà ha un generalmente, ovviamente, sui suoi personaggi forti, ha un'impostazione molto più verticale. Da cosa nasce questa tua esigenza? Allora, in linea generale mi piace raccontare delle storie che si articoli uno poi su dei mondi. Per esempio, adesso io e Sergio stiamo lavorando su questo fumetto che abbiamo creato insieme, che si chiama Eternity, e seppure raccontiamo delle storie anche piccole, anche di quotidianità, però le abbiamo inserite in un mondo molto ampio che abbiamo creato, anche visivamente, con, per esempio, con delle pubblicità inventate, con dei richiami continui a delle cose che avvengono in questo mondo e che poi si ripercuotono su qualche numero successivo. E, ecco, di base mi piace dare questa struttura allo scenario,
perché secondo me i personaggi che sono ben integrati con uno scenario diventano personaggi più forti perché il racconto diventa più credibile. Ecco, sembra che dietro ci sia un po', mi ricorda la tecnica di certi registi teatrali che se dicono che dentro una cosa, che dentro un cassetto nel palcoscenico, nella scenografia c'è qualcosa, tipo che so, una pistola, anche se la pistola non verrà mai tirata fuori davvero, ce la mettono davvero nel cassetto per dare realismo allo scenario, al contesto. E in particolare su Dylan Dog questa cosa ha un valore ulteriore, cioè secondo me Dylan Dog ha una mitologia, ha creato nella sua storia un'epica che è tutta sua personale, anche un po' minimale, però ce l'ha e finora non è mai stata sfruttata. Come per esempio si sta sfruttando moltissimo negli ultimi anni su Tex, o come si è sempre sfruttata su altri personaggi. Ecco, secondo me sarebbe interessante andare a pescare da tutto quello che è il mondo di Dylan Dog, da quello che racconta, e non soffermarsi solo sulla vicenda singola mensile, spesso fine a se stessa, per far capire che ormai Dylan Dog ha un mondo molto stratificato e complesso, alcune cose sono in contraddizione fra loro, quindi andrebbero magari anche risolte definitivamente, però potrebbe essere un lavoro interessante che dà maggiore spessore al personaggio, quindi questo è un po' il motivo per cui ho fatto delle storie così. Concordo con te. D'altronde ricordiamo che il fumetto più venduto al mondo, ovvero One Piece, è il fumetto che ha il world building probabilmente più non detto all'interno della narrazione, cioè il world building di One Piece, e secondo me è uno dei motivi per cui ha così successo, è che è un mondo che vive da solo ormai, completamente, perché è veramente gigantesco. E secondo me è un approccio estremamente interessante, nato anche da. Se guardiamo, ripeto, gananze di mercato. Diciamo che su One Piece è partito così, con questo obiettivo. Dylan Dog Certo. lo ha, questa cosa l'ha raggiunta nel tempo, forse anche inconsapevolmente, no? Sì, è più un'impostazione occidentale, un po' come magari più. Come tipo gli ispirati Marvel, magari, con i mondi Marvel che si sono costruiti magari più col tempo, accumulando storie e portando dei nodi fondamentali. Sì. Assolutamente. Monica, vuoi fare una domanda prima? Io di nuovo vi mostro i saluti Ah, di giusto. chi si è connesso. Ciao Cristina, mi fai complimenti anche per i termini. E poi c'è anche Massimo che ci saluta. Quindi ciao Massimo, e Ciao. siccome uno dei ragazzi che ci sta seguendo ha fatto anche corsi di sceneggiatura, si interessa a questa parte, molti dei nostri tesserati sono anche aspiranti artisti, disegnatori, fumettisti. Io ho una domanda da farvi, se volete, insomma, avreste voglia di spiegarci come funziona, vabbè, nel vostro caso specifico, il rapporto sceneggiatore-disegnatore, quanto spazio, ecco, riesci a lasciare o ti fidi di lasciare a Sergio, se la sceneggiatura che ti arriva, Sergio, è dettagliatissima, se puoi fare delle scelte, se vi confrontate, insomma, come funziona? Allora, magari comincio io, racconto la parte mia, che cronologicamente viene prima. Ecco, ora, se vogliamo, il discorso è complesso se partiamo da dove nasce un'idea, da dove si trova, però diciamo che in qualche modo c'è un'idea che arriva, in genere molto embrionale, poi la si sviluppa in un soggetto, poi se il soggetto funziona si comincia a scrivere la sceneggiatura. Quando io comincio a scrivere la sceneggiatura, nel caso, parliamo in questo caso di Dylan Dog, seguo tendenzialmente delle regole che sono un po' quelle, senza inventarmene troppe, nel senso che Dylan Dog ha il suo modo di essere raccontato e deve rimanere quello, con certe regole di narrazione anche abbastanza semplici, con l'intervento dei comprimari, con il ruolo di Groucho, che è un ruolo singolare e che secondo me è interessante coinvolgere sempre di più, eccetera, eccetera. E ecco, poi scrivo magari
parlo un po' con Sergio della storia, gli racconto di che cosa parlerà, gli racconto cosa vorrei dire e gli parlo di qualche personaggio magari nuovo da inventare e poi scrivo la sceneggiatura completamente da solo, senza confrontarmi e poi in un momento successivo gliela passo a Sergio che fa tutti i suoi procedimenti che vi spiegherà. Però quello, diciamo, che è particolare, che è importante riguardo al rapporto fra noi due, è che ormai lavoriamo insieme da tanto tempo e sappiamo un po', lui sa come sono io e io so come ha fatto lui, e questo perché lavoriamo insieme da tanto tempo, ma lavoriamo insieme anche da tanto tempo proprio perché ci conosciamo, quindi una cosa è legata all'altra e ci troviamo bene insieme come un matrimonio che speriamo vada meglio dell'amore che raccontiamo sul fumetto. Però ecco, devo dire, davvero ci dobbiamo dire poche cose. Io penso di poter parlare anche per lui, poi lo dirà anche Sergio. Siamo a un livello di collaborazione tale e io scrivo le cose in funzione di come so che si troverà meglio lui, e lui penso che disegni sapendo perfettamente che cosa intendo io, e quindi ecco, c'è questo poi è un rapporto assolutamente chiaramente anomalo, non è la maggior parte dei rapporti professionali, che sono un po' più freddi, un po' ognuno fa il suo, però ecco, nel nostro caso è diventato così. Sì, confermo, speriamo che vada meglio di un matrimonio, generalmente ultimamente sono sforzato un po' dei rapporti molto instabili. Diciamo che sì, è vero tutto quello che diceva Alessandro, infatti stavo ragionando sulla risposta e avrei appunto diviso il lavoro che solitamente faccio con Ale rispetto a quello che magari può capitare di fare con altri sceneggiatori di Dylan Dog, per esempio. Tenete conto che fin da Walter Buio, il rapporto con le sceneggiature di Alessandro è sempre stato molto particolare, nel senso che quando noi iniziamo a fare Walter Buio non ci conoscevamo, però già c'era, non so come dire, c'erano già degli intenti comuni nel... così, una visione comune del fumetto, dei personaggi, di come si devono muovere, di come devono essere raccontate certe cose, di che facce devono avere i personaggi. C'erano tante cose che avevamo in testa nello stesso momento ed erano le stesse cose. E questa cosa poi è andata avanti e quindi noto che molto spesso nelle sceneggiature di Alessandro, che sono comunque chirurgiche, raccontano con pochissime parole tutto quello che un disegnatore ha bisogno di sapere. Però mi rendo conto che ci sono delle cose che lui ha in testa, non sono scritte, ma io più o meno già so che lui vuole andare a parlare, vuole andare in quella direzione. Poi ogni tanto azzardo qualcosa che non è esattamente quello che va in mente lui, allora lì magari ci può essere quello che il fumetto deve fare, cioè quello che la parte del disegno a fumetto deve fare, cercare di mettere qualcosa di più, qualcosa che non c'è in sceneggiatura. Altre volte canno alla grande, quindi ci confrontiamo, però è anche bello avere la libertà di poter azzardare e molto spesso nascono, cioè da questa alchimia appunto nascono delle storie che insomma molto particolari. Mentre per quanto riguarda il lavoro con altri sceneggiatori, per esempio su Dylan Dog, appunto è magari un pochettino più automatico, più freddo, sì, nel senso che generalmente non ci si confronta tantissimo, arriva la sceneggiatura,
fatta e finita, e lì il disegnatore cerca di ritagliarsi laddove può un po' un proprio spazio, insomma. Se c'è la necessità, se c'è la possibilità, ecco. Chiaro. E io adesso passerei un attimo a Sergio, nel senso che vorrei fare una domanda a lui, su una cosa abbastanza specifica in realtà. Io ho sempre notato che il tuo tratto è un tratto particolarmente ricercato. Io sono molto interessato a come i disegnatori studiano la linea proprio, il tratto. Ho notato che accostando questa tua eleganza, anche un tratto da un certo punto di vista manieristico, perché tu sei hai una bellissima concezione, secondo me, anche degli spazi e degli sfondi che non fanno perdere attenzione al soggetto della vignetta. Hai una linea che è stilisticamente molto, a volte, molto tremolante. Utilizzi questo tremolio che è molto interessante. E un tremolio che a me ha ricordato due autori molto diversi da te, ma molto diversi anche tra loro, proprio per questo semplice... proprio caratteristica della linea in sé, non del resto. Il primo autore è Crepax, ok? E il secondo invece è un autore che non so se conosci, perché è un autore giapponese che io adoro, è probabilmente uno dei mangaka contemporanei più forti che ci sia, che è Taiyo Matsumoto, che è autore di Go Monster e Number 5, che lui ha un tuo stile molto diverso dal tuo, però ha questa caratteristica di questa linea tremolante che è molto interessante. Io vorrei sapere come fa un disegnatore ad arrivare stilisticamente a raggiungere una cosa del genere. Dunque, bellissima domanda. Sì, Matsumoto lo conosco molto bene, anzi è uno dei pochi disegnatori orientali che porto anche a lezione a scuola. Ah, sì. Nessuno dei due però ha avuto un ruolo, diciamo così, quando decisi di cambiare stile. Ormai è passato un po' di tempo, a dire la verità. Però io prima, ecco, ero molto più accademico, cioè scolastico, diciamo così, nell'approccio al disegno. In un certo senso avevo la foga di voler dimostrare una certa tecnica e utilizzavo il pennello, che per questo genere di ambizione è forse lo strumento principe dopo il pennino. Quello che ha scatenato, diciamo, la mia voglia di cambiare totalmente rotta è stato un viaggio in Francia, e quello che mi ha ispirato più di tutti in questo senso è stato Nicolas de Tressy, che è, insomma, un autore francese. Nel fumetto ha fatto dei fumetti importanti, personali, dopodiché si è un po' dato più all'arte, ha lavorato anche un po' nell'animazione. Però in sostanza principalmente è stato lui, è stato vedere i suoi lavori in una mostra che ho visto ad Angoulême. E quindi passando da uno strumento come il pennello, che appunto ha in sé proprio la rotondità, la tridimensionalità del tratto, i diversi spessori neri e così via, cioè ha dentro un po' tutto, no? Invece voler passare a utilizzare uno strumento un po' piatto da un certo punto di vista, come il pennarellini 005 fondamentalmente, anche se poi adesso lavoro in digitale. È un po' lungo il discorso, sto cercando di stringere un po'. E quindi, dovendo passare uno strumento così un po' piatto, ho dovuto lavorare, che ha assenza di tratto fondamentalmente, no? Ho dovuto lavorare su quello che io chiamo una certa... volevo farvi vibrare un po' questo tratto, per cui ho anche iniziato a ragionare sull'impugnatura di questo strumento, cioè sull'impugnatura della penna, e l'ho cercato di rendermi meno controllabile. Ho cercato di rendere i miei gesti meno controllati, meno controllabili, quindi un pochettino più istintivi, un pochettino più fuori controllo, per l'appunto. E da qui è nato questo, diciamo, questo stile. Ha una resa estremamente espressiva, tra l'altro. Ha una resa estremamente espressiva in questa cosa. Esatto, era quello che era il mio intento, era questo, cioè cercare di abbandonare questa voglia di dimostrare
cioè essere più espressivo, ecco, in sostanza, sì. E disegnare meno con la testa e più con la pancia, in poche parole, insomma. Assolutamente, bello, bello, molto, veramente interessante, ci tenevo molto a farti questa domanda. Infatti è bellissima la risposta, veramente, splendido. Grazie. E infatti, vabbè, facciamo vedere, so che non dobbiamo far vedere, so che non dobbiamo dire molto, facciamo vedere almeno una cosina, una, poi se per disgrazia Sergio avesse fra le mani qualcosa da, da farci vedere, io gli lascio anche tutto lo spazio del monitor. E sotto che punto di vista dici? Non so, se ti capita una tavola o allora condivisione dire... schermo. No, purtroppo sono, essendo in studio con tanta gente, noi abbiamo una specie di stanzino, di sgabuzzino, dove facciamo queste live, e quindi sono, per questo mi vedete un po' più piccolo degli altri, perché sono dal cellulare. No, il mio computer è nell'altra stanza. Io adesso stavo lavorando al nuovo Dylan Dog, ho qui l'iPod, ma non ho tantissimo da mostrarvi, anche perché per l'appunto disegno in digitale, purtroppo, perché la carta un po' mi manca, anzi mi manca molto, però Sì, ho fatto questo salto un po' necessario quando ci hanno chiuso durante la pandemia, perché dovevo finire necessariamente in Dylan Dog, che sarebbe uscito ad aprile 2020, a fine aprile 2020 se non sbaglio, o a maggio, non mi ricordo più. Comunque fatto sta che io ho passato la pandemia a lavorare tantissimo, ed erano degli albi, era il ciclo 666, ed erano degli albi che erano stati fatti in un tempo veramente corto, no? Perché erano stati messi in lavorazione dopo il 400, questo era il 404, per cui era stato fatto un po' un numero istantaneo quasi, per cui mi ero trovato praticamente chiuso in casa con i fogli che stavano finendo, senza la possibilità di ordinarli, e avevo a casa solo l'iPad, quindi io quell'albo lì l'ho finito in questa maniera. È fatto proprio di necessità virtù. Esatto. E dopodiché mi sono un po' adagiato su questa cosa qua e ho proseguito senza carta. Quindi portare la Cintiq qua mi risulterebbe difficile. Vi porto una cosa mentre fate una domanda ad Alessandro. Va bene, allora gliela facciamo subito. Ascolta, io volevo sapere una cosa. Che se hai un rapporto speciale con Frankenstein come personaggio, visto che viene citato più volte durante l'albo, no? Allora mi sono chiesta se per te come personaggio ha qualche importanza rilevante. Aspetta, non ho capito con chi. Frankenstein. Ah, con Frankenstein. Perché lo cito spesso nell'albo? C'è ben due volte. Sai che non mi ricordavo questa cosa? Allora, questa cosa che dici mi colpisce perché io sono molto appassionato di Frankenstein, quindi evidentemente viene fuori da sé. Proprio oggi pomeriggio stavo vedendo un documentario su Frankenstein, una cosa che c'è su Rai Play, e ciò, io ho un mio amico che proprio due giorni fa mi ha sollecitato una cosa che io voglio scrivere, per cui diciamo sto lavorando molto lentamente da tempo, che è un saggio che riguarda Frankenstein. Quindi è assolutamente una cosa che mi appassiona. Mi colpisce che l'hai capito tra le righe, citando cose di cui io neanche mi ricordo. No, scusa, ti ho disturbato? No, figurati. Se devo dirti perché ho questa passione per Frankenstein, è difficile riassumertela con un concetto solo. Secondo me ci sono state tante cose legate al personaggio, tutte molto affascinanti, a partire dalla storia di come nasce il romanzo, partire dalle persone che circondano la realizzazione del romanzo, il romanzo stesso, quello che ne è stato fatto cinematograficamente, soprattutto nel cinema classico,
tutta una serie di eventi. Ecco, sembra che qualunque cosa che venga intorno a questa storia ne dedichi sempre qualcosa di affascinante e di suggestivo. Quindi tutto questo mi ha sempre evocato molto, e quindi sì, ecco. Poi mi sembra questa storia, appunto, di Prometeo, mi sembra, no, di questo Prometeo moderno, mi sembra un tema sempre profondamente attuale, considerando anche quando scriviamo storie dell'orrore ci si trova sempre a che fare con personaggi spesso tendenzialmente cattivi che vogliono superare i limiti che ci sono imposti, raggiungere. Ecco, penso anche noi che facciamo il nostro fumetto Eternity, dove parliamo di tutte persone ossessionate dalla vita eterna, dal restare per sempre. È come se anche nel mondo dello spettacolo fossero, anche se è come se gli artisti stessi fossero tutti dei dottor Frankenstein, no? Assolutamente. Sì, viene fuori anche perché scintilla anche Frankenstein Junior. Io non, queste cose non me le ricordo. E sarà che anche per me è un personaggio molto particolare, ci sono molto legata anche a Mary Shelley proprio come scrittrice. E quindi sì, magari abbiamo trovato questa cosa, cioè sono riuscita a vederla per questo motivo qui, però sì, mi ha incuriosito parecchio. Quindi... Pensa, io l'ho riletto quando è uscito l'album, ma tutta questa roba non me la ricordo. Poi sicuramente però è sincera, perché sono temi che mi interessano. Giulio, prego, vai avanti tu, che se lo trovo ti dico anche esattamente dove. Va bene. Vado, allora vado. Vabbè, io avevo una domandina, ma in realtà, cioè, sempre per Sergio, ma in realtà è più una curiosità, ce la possiamo poi rispondere anche in fretta, poi magari è anche una domanda un po' più frivola delle altre. Io ho notato che tu, magari è stata una cosa che ho notato solo in questo album, però non la fai così spesso, un sacco di tuoi personaggi hanno gli occhi chiari, e utilizzi spesso dei personaggi che hanno gli occhi chiari, e tra l'altro ne emerge sempre, cioè gli occhi chiari da un certo punto di vista possono essere più espressivi, perché vedendo anche la direzione della pupilla riesci anche a dare una più personalità allo sguardo, quindi magari anche più semplicemente per questo motivo. Ma c'è una motivazione, oppure è stata un'impressione tutta mia? C'è una motivazione, ed è quella che hai detto tu. Ho provato a fare dei personaggi con gli occhi neri, mi piacciono anche tanto i disegnatori, però se noti, ci sono i disegnatori che riescono a fare bene delle facce che hanno gli occhi neri, allora quasi tutti i loro personaggi hanno gli occhi neri. E invece quelli a cui per stile, per caratteristica di disegno, l'occhio chiaro rende più interessante lo sguardo, rende più vivace lo sguardo, tendenzialmente li fanno sempre con gli occhi chiari, più o meno, no? Certo. Per quanto riguarda il mio stile, l'occhio totalmente nero, non lo so, non mi è mai convinto particolarmente, anche perché, come per esempio adesso, il nero pieno l'ho introdotto da relativamente poco, però quando ho cambiato stile, ecco, vi ho preso questa che era ancora fatta su carta, è una tavola a cui tengo molto e che cercano di comprare in tutti i modi, ma non la vendo. E faceva parte del Pianeta dei Morti, quello di Xabaras, del nemico pubblico numero uno, per cui io, scusate, specchiata, per cui non so quale mano devo usare. E io stavo cercando anche per un certo periodo di eliminare i neri pieni, okay, dal mio stile, per cui, ecco, in questo senso l'occhio nero mi danneggiava in un certo senso. Sì. Ho capito. Beh, interessante. È una cosa molto molto piccola, molto tecnica, però insomma, è curiosa, l'ho notata. Comunque, intanto salutiamo anche Pierluigi, Enrico, vi facciamo anche una domanda che arriva dal pubblico. Salutiamo anche un certo Andrea Cavaletto.
Mi saluti. Ciao, Andrea. Ci sta guardando. No, Andrea. E niente, cioè, Vincenzo ha fatto un commento, una domanda, io proverei a partire anche da questa. Lui chiede, Vincenzo Basile chiede a entrambi, cosa avete messo di voi all'interno del vostro progetto di Dylan Dog e cosa il progetto di Dylan Dog vi ha lasciato? Ma relativamente a questo numero o in generale nel nostro lavoro di Dylan Dog? Chi lo sa? Chiediamo a Vincenzo se sei... Io rispondo io così. Rispondi esatto come vuoi. Una volta, Ale, a tempo. No, perché non devo dire tanto, quello che posso dire è che dal punto di vista dei disegni... In generale. Io ho sempre detto questo, cioè quando lavoravamo su Mercurio Loi, ma anche su Eternity, insomma, quando abbiamo fatto dei progetti nostri, il personaggio era nostro, quindi potevamo in un certo senso studiarlo come volevamo, potevo con i disegni farlo recitare anche in maniera esagerata come era su Mercurio Loi, no? Invece Dylan l'ho sempre trattato con molto rispetto, proprio perché io lo leggevo da ragazzino e sono subentrato come disegnatore molto dopo centinaia e centinaia di numeri, quindi ecco, era sempre un pochettino più frenata la mia, cioè quello che era la recitazione del personaggio, magari Gruccio potevo permettermi qualcosa di più. Ultimamente però devo dire, forse in particolar modo con questo numero, comunque con gli ultimi numeri, ma penso soprattutto con questo, forse ci sono entrato, dopo tanto tempo, dopo ormai 13 anni, sono entrato un pochettino più in confidenza col personaggio e ho iniziato, cioè sento che riesco a muoverlo così, diciamo, forse è una parola brutta, però riesco a muoverlo e muovermi all'interno delle scenografie di Dylan in una maniera più personale e anche più sciolta. Dopo decine di numeri era anche l'ora, okay. Però penso che adesso, io se penso solo adesso dopo 13 anni, di riuscire a sentirlo molto più parte del mio disegno, ecco, di Dylan Dog. Infatti recita anche molto di più, se notate, rispetto a prima negli ultimi albi, sì. Ok. Ma diciamo che lavorare per Dylan Dog, ma ancora prima leggerlo, è sempre stata la possibilità di trovare un luogo d'incontro, un luogo dove mettere sul tavolo, dove analizzare, discutere le proprie ansie, le proprie paure, le angosce delle nostre vite, diciamo, guardando magari con una certa benevolenza chi invece le angosce non ce l'ha. E noi avendocele, insomma, abbiamo avuto modo sia da lettori che poi poi lavorandoci, facendolo, di queste ossessioni, queste paure, di metterle in gioco, di poterle in qualche modo tirare fuori, no? E allo stesso tempo ci ha dato poi la possibilità di forse gestirle, capirle, ragionarci, venirci a patti, ecco. È vero che è catartico poter mettere su carta qualcosa che tieni nella testa solo tu e che hai paura a dire, ecco. Quindi questo è, diciamo, lo scambio che si fa quando si lavora su delle storie del genere. Certo, certo, certo. E Monica, vuoi chiedere qualcosa tu? Sì, c'è il microfono. Io ne ho trovato uno dei due, però adesso smetto di cercare, sennò mi estraneo della diretta. Sì. Allora, pagina 84 c'è la locanda, no? Che dici che sembra un set di Frankenstein Junior. Ah, ok, sì. E io ho detto, no, ma allora devo chiederlo. Però avevo visto anche prima, adesso non mi ricapita tra le mani, però... allora, adesso faccio un'altra domanda delle mie, mio diretto alla fine. Questa è per Sergio, no? E me l'ha ispirata proprio il fumetto, devo essere sincera. E
Così diamo anche uno spunto, diciamo un pochino di cosa parla senza dire troppo di cosa parla, no? Hai mai pensato che quando disegni, in qualche modo stai disegnando la vita dei personaggi? Ti sei mai sentito responsabile per quello che gli succede? Sì, forse da un certo punto di vista ne è più responsabile lo sceneggiatore. Io cerco solo di trattarli bene poi dopo. No, sì, ma infatti quello che si. La tua domanda, secondo me, nella mia visione, si traduce nel renderli più umani possibile. Proprio per questo, quello che mi è sempre interessato di più del disegno del fumetto è la parte, non so come dire, ecco, non è tanto l'anatomia nel senso delle proporzioni anatomiche, no, del disegno fatte bene. Ma è, diciamo così, un'anatomia sentimentale, cioè mi interessa di più che i personaggi siano tridimensionali, come atteggiamento, come vitalità, insomma, che sembrino vivi. Proprio per questo cerco di stare attento nella recitazione, cerco di stare attento a che ogni personaggio si muova e reciti in maniera diversa, cioè Block si muoverà in un certo modo, Dylan in un altro, ma anche i comprimari. Anche se un personaggio compare una sola volta, ecco, questo è un lavoro che con Alessandro facciamo molto spesso. Non so, ti posso raccontare che il figlio di Dylan Dog, che si era visto nel Pianeta dei Morti, nelle mie pagine si è visto per 2 pagine e ci abbiamo messo tantissimo a ragionare, ci abbiamo ragionato tantissimo su questo personaggio. Poi ha avuto un ruolo più importante nel numero dopo, però ecco, anche personaggi che compaiono in maniera così estemporanea, noi ci ragioniamo sempre molto, ecco. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda. In realtà sì, cioè, quindi vi prendete entrambi cura dei personaggi, nonostante purtroppo, insomma, in Dylan Dog non è che possono sempre succedere cose belle, no? Allora, Però. è vero che ci abbiamo, insomma, anche poi chi scrive c'è la responsabilità di che fine fanno. Io però devo dire che messe in campo tutte le bandierine, stabilito anche il modo di comportarsi e che cosa gli succede, è vero che a un certo punto decido, però mi sembra sempre che di disporre le cose in una maniera tale che la strada viene indicata e che io non posso fare nient'altro che seguire quello che deve succedere. Ecco che sono un po' più che uno scrittore, quasi un magistrato, cioè applico la legge, capito? Ma allora questo mi fa venire in mente un'altra domanda, poi mi taccio e lascio un attimo di spazio a Giulio. E quindi la scelta finale che Dylan deve fare è proprio qua, no? Te l'ha suggerita la scelta finale o ce l'avevi già in testa? Ecco, è interessante quello che dici proprio in riferimento a questo, nel senso che secondo me, per com'è il personaggio di Landog, per quello che stava succedendo in quel momento, di Landog non avrebbe potuto fare altro. Non sento di averla scritta io questa cosa, ma il personaggio è talmente, definito che è evidente che ti dice lui che farebbe una cosa di questo genere, non potrebbe essere altrimenti. Comunque, tra parentesi, voglio dire che ho trovato la prima citazione, l'altra citazione di Frankenstein, che è quando Dylan sta con la ragazza, elenca il tipo di donne strane che gli capitano e lui dice la moglie di Frankenstein. Ecco, okay, quindi abbiamo trovato anche l'altra. È vero. La moglie di Frankenstein è un film bellissimo, naturalmente. Penso che lo conosciate tutti. Io non ho, no, io non l'ho mai visto, sono, ma lo guarderò nel caso se. Di che anni è? Parliamo degli anni 40, 50, i mostri classici della Universal. Ok, bello, ok, allora lo segno.
Questa è la domanda da un milione di dollari che bene o male gira un po' sempre. Vedremo mai una serie lunga più albi dedicati a Groucho? Ma su questo posso rassicurare Vincenzo, non è in programmazione né in programma, quindi mi dispiace dargli una delusione. È per il peccato, perché è un personaggio, Groucho è un personaggio molto interessante, e proprio perché hanno citato Groucho, io vorrei fare una domanda ora ad Alessandro, proprio sul personaggio di Groucho. Che è una domanda, tra l'altro, che fecero allo stesso Tiziano Sclavi durante un'intervista. Voglio vedere come rispondi tu. È una domanda molto pratica, in realtà. Perché a me dà l'impressione che Groucho sia un personaggio difficilissimo da scrivere. Quanto semplice, cioè, tanto semplice la sua natura, cioè di far sempre una battuta, quanto è difficile renderla questa natura. Come fai? Cioè, ogni vignetta a trovare la battuta giusta per la situazione che riesca a portare avanti la narrazione senza ovviamente spezzarla troppo. Come diceva Sclavi, spesso diciamo il personaggio di Groucho fa perdere sicuramente molto tempo perché bisogna comunque pensare a delle battute, eccetera. Però la difficoltà dello scriverlo non è tanto quella quanto inserirlo nel contesto della storia. Cosa che molti non fanno e si tolgono il problema. Quando si vuole inserire nel contesto della storia, bisogna far sì che la sua totale assurdità si sposi con una scena, entri in funzione con una scena che magari è serissima oppure una scena di normale ambientazione di Dylan, e lui deve essere presente, deve partecipare allo stesso tempo a modo suo scollegato dalla realtà. Secondo me è importante farlo partecipare, altrimenti è qualcosa di attaccato lì, come un adesivo che arriva a fare la battuta, ma diventa anche fastidioso quando è gestito in questa maniera così separata da quello che avviene. Insomma, invece è un personaggio che può partecipare, che vive delle cose, ci sono tante storie interessanti dove agisce in maniera intelligente pur mantenendosi sempre se stesso. Assolutamente, anche perché come dici tu rischia di diventare solo una... cioè, la proprio il rischio che secondo me si corre sempre con Groucho è che rischi di diventare una mascotte del fumetto, quando non è una mascotte, è un personaggio che vive all'interno di quel mondo e ha un suo ruolo, quindi deve essere difficile. Io me lo sono sempre chiesto, perché è veramente un personaggio duro. E che però piace anche tanto, infatti, cioè, un anno fa, penso, uno dei commenti che abbiamo è Cristina lo vorrebbe come migliore amico. Io sono sicuro che Cristina lo dice perché lo legge, ad averlo veramente accanto cambierebbe idea. Non sarebbe facile, infatti Dylan ha una pazienza estrema, effettivamente, c'è da dire. Per sarebbe questo spesso fuori casa. Esatto. Monica, vuoi chiedere qualcosa? Ma io avevo, questa però è la mia percezione, io chiedo perdono a priori, no? E sempre leggendo la sceneggiatura, no? Leggendo il fumetto, a me è passata un po', non so perché, man mano che leggevo, mi passava nella mente un po' la Torre Nera. Come concetto, come spazio-tempo, e poi quando ho letto la parte finale, ho proprio pensato, chissà se in qualche modo inconsciamente aleggiava nell'idea Stephen King. Però appunto magari solo perché io da lettrice di King lo metto dappertutto, ecco, quindi è proprio dico, molto soggettiva. Allora, no, mi dispiace deluderti, no, la Torre Nera non è stato un riferimento. Però io penso anche che i riferimenti sono come il pulviscolo, cioè sono molto sottili. È molto probabile che la Torre Nera, appunto come dici tu, King è in tantissime cose, abbia influenzato tante altre cose e una di queste indirettamente abbia anche influenzato questa storia. Ecco.
può sembrare una risposta furba, però veramente facendo un lavoro di creazione di storie ci si rende conto che dentro a volte finiscono cose anche in maniera inconsapevole. Però ecco, ti dico razionalmente, no, non era quello l'obiettivo. Non è protagonista della storia, non è un luogo che crea una realtà, ecco, è altro, quindi non è quello il riferimento. E questo mi ricorda un po' quello, assolutamente, quello che ci dicevamo con Giulio fuori onda prima che arrivaste, che provavamo volumi, microfoni, eccetera, che abbiamo detto che appunto alla fine, perché mi sto parlando proprio di questa domanda che è più un sentore, no? E giustamente pensavamo come alla fine i grandi fili conduttori a livello storico sono quelli, no? Da Poe a Lovecraft a King, e diciamo un pochino l'horror mainstream in generale, no? Nel modo in cui viene fruito. E quindi è normale che bene o male uno dei tre, se uno legge il genere, trovi un riferimento nel resto che legge o che incontra. Hanno creato l'immaginario horror contemporaneo, ma soprattutto hanno scritto, indipendentemente dall'importanza delle cose, hanno scritto le cose più affascinanti, quelle che è più bello sempre riferirsi. Quindi è impossibile sfuggire, ecco, è come voler fare l'epica senza considerare che le pagine più belle di epica di tutti i tempi sono di Omero. È sempre qualche cosa a cui torni perché è bellissimo, quindi non ci si può sottrarre. In più uno come King ha scritto talmente tanti libri che proprio per la legge dei grandi numeri penso che sia facile ricaderci a volte, no? C'è una produzione. Sì, poi ha scritto davvero di qualunque tema, ecco, se si va a affrontare un tema è difficile non incappare in lui che ci è già passato. Assolutamente. E Sergio, invece, sulla parte sul relazionale del numero, questa è un'altra curiosità piccolina, però volevo sapere se ha un buon occhio. Hai scritto che nella storia ci sono altri camei, al lettore si vuole il compito di scovarli, cioè hai messo un po' di camei. Ti chiedo una cosa, ti faccio una domanda per vedere se l'ho indovinato, però non dico la pagina così i lettori a casa se la devono andare a cercare tu. Ho visto un tuo autoritratto per caso appeso ad un muro. Sì. Ok, va bene. Sì. Allora, benissimo. E beh, ne approfitterei per aprire un'altra piccola domanda sempre a Sergio e sulla Sergio si autoritrae spessissimo, quasi in tutte le storie. Quindi evidentemente si piace. Un tempo metteva anche me, poi ha smesso di mettermi. Però no, ma ci sei anche te, Ale. Ci sono anche io, non mi sono trovato. Allora vuol dire che non mi piacerei se mi vedessi. Esatto. E Pazienza diceva che siamo i migliori, come diceva, i migliori modelli più a buon mercato che abbiamo a disposizione noi stessi disegnatori, per cui è un po' anche quello. E poi c'era il fatto che, c'era Stano dentro, in un qualche modo, che si era ritratto come fumettista sì. In Morgana, e quindi ho pensato che, dato che c'era Stano, era divertente che ci fossi anch'io e anche Alessandro, certo. In maniera più, naturalmente, ma in maniera più mascherata. Ma... Certo. Beh, interessante, easter egg puro questo, easter egg. Devo dire che senza la parte introduttiva della Baraldi non avrei non vi avrei forse proprio cercati, e quindi... Ti faccio ancora una domanda, per quanto riguarda le tre linee temporali, no? Ma come hai fatto ad articolarle così bene? Cioè, è bellissimo il modo in cui si susseguono a livello proprio di sceneggiatura. Non voglio dire troppo, ma non so se si capita la domanda. Sì. Questo Dylan, diciamo così, le treta, no? Come... Allora, innanzitutto grazie, mi fa piacere che lo trovi efficace. Poi è difficile
darti una definizione del modo in cui ci ho lavorato. Quello che posso dire è che mi capita più o meno consapevolmente di fare, soprattutto con Dylan, delle storie che non sono lineari. E quando mi capita di sviluppare delle storie così, divido un po' la mente in tre. E in questo caso erano più o meno tre linee narrative, e riesco a tenerle in mente tutte e tre mentre vanno avanti e ci lavoro un po' così, cioè tenendole un po' come fare tre partite in contemporanea a qualcosa, che ne so, tre partite di scacchi, no? Uno mentre gioca una, con la memoria tiene fisse le altre due. Quindi ecco, siamo entrati in qualcosa di super tecnico, però più o meno è così. Grazie. Giulio, non so se voi ve ne siete accorti, ma siamo arrivati praticamente a quasi un'ora di diretta. Quindi ci tocca, esatto, l'ultima domanda di rito, e io te la lascio, visto che mi hai fatto aprire la diretta. Ma aspetta, adesso faccio una figura bruttissima. Abbiamo una domanda di rito da fare o l'ultima? No, domanda? No, tu mi hai lasciato la prima e io ti lascio l'ultima. Ok, perché sennò non avevo capito niente ed era molto grave come cosa. Va bene, dai, ci sono, scusate. Niente. Volevo solo chiedere, io ho una conferma, dato una domanda, ti chiedo una conferma sempre sulla questione delle reference e del sentore che mi ha dato. Innanzitutto, grazie a entrambi per averci dato il Dylan nostalgico, che penso che sia il Dylan più bello che ci sia, quel Dylan disperato e nostalgico che in generale riprende da un certo punto di vista, anche in questo album, secondo me, Il lungo addio di Sclavi, che è una delle, per me, dei numeri più belli in assoluto. Volevo chiedere a Alessandro, in modo particolare, una reference cinematografica. Chiaramente sono due storie abbastanza diverse, però io nella tua aura surreale, diciamo, questo tuo modo di impostare le cose in maniera molto onirica e surreale, ho rivisto, in particolare nel rapporto tra Dylan e Opal, un po' un film che, se non sbaglio, in Italia l'hanno tradotto diversamente, non mi ricordo come l'hanno tradotto, però è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, quello di Se mi lasci ti cancello, quello di con Jim Terry e l'altra attrice che adesso non mi viene il nome, Kate Winslet di Michelle Gondry. Kate Winslet, bravissimo, esatto. Mi ha dato, poi è chiaro che è una storia diversa, è un modo diverso, però c'è questo rapporto tra di loro che si vorrebbero amare, e poi succedono cose, e c'è questa oniricità, no? Se si può dire, non so se sia una parola, e, insomma, mi ha ricordato un po' l'atmosfera, mi ricordava quella. Allora, è interessante, non ci avevo pensato, come diciamo per La Torre Nera, è interessante che anche quella è una storia d'amore raccontata in maniera molto frammentata, esatto, seppure drammaticissima, dolorosissima, e forse anche poco romantica, insomma. Allora, io rifuggo assolutamente il cinema, primo perché penso che il cinema non abbia molto a che fare col fumetto, secondo perché non sopporto le opere che derivano dal cinema. Sergio sa quanto rompo le scatole, non voglio neanche che i personaggi assomiglino ad attori. Okay. In più non ho neanche questa grandissima stima del cinema paragonato al fumetto. Ok, quindi faccio questa premessa. Se a posteriori dovessi associare questa storia a un film, quindi sempre rimanendo dalle parti di questi film che raccontano un'intera storia d'amore, un film che amo moltissimo, a cui mi piacerebbe associarlo, è Io e Annie, non so se l'avete visto, di Woody Allen. No, è l'inizio, lo svolgimento e la fine di una storia d'amore. Ecco, in testa mi piacerebbe più avere un film così. Va bene. Dobbiamo va recuperarcelo allora, Giulio, perché se io e te ne siamo digiuni. Ma io col cinema sono scarso, sono veramente scarso col cinema. Ho visto poco. L'unico Oscar di Woody Allen, tra l'altro. Dato però al film, non a lui. Ok. Beh, che dire, abbiamo cercato di sviscerare il più possibile, ci sarebbero altre 2000 domande che vi vorrei fare, però purtroppo
il tempo è finito, quindi. Possiamo chiedere ancora un regalo a Sergio, piccolo, 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 sempre per i ragazzi che ci seguono, disegnatori, eccetera. Tipo di carta che preferisci? Quale carta Questa consigli? Aspetta, arrivo. è la è una cosa che non, di cui non vi posso parlare. Io Wow. uso una carta francese che si chiama Canson, è da acquerello e molto spessa, è quasi un cartoncino 300 grammi. E questo potrebbe essere controintuitivo utilizzare una carta ruvida d'acquarello con un pennino 005, però è quello che fa appunto quello che si diceva prima, fa vibrare un po' il segno, mi permette di perdere un po' il controllo e vabbè, comporta naturalmente buttare via una marea di, e consumare una marea di pennini 005. Quindi ti complichi la vita per trovare qualcosa di nuovo, no? Ah, quello sempre, sì, assolutamente, sì. Guarda, tra l'altro un autore che io ho tanto a cuore e che anche Alessandro lo sa perché ne avevamo già parlato la prima volta che ci siamo incontrati, Carmelo Bene sostiene che i grandi artisti hanno questa caratteristica di complicarsi sempre. Parlava di Edoardo De Filippo, no? Nelle sue opere teatrali, che lui continuamente fa una cosa per complicarsi, e questo crea completamente il dramma. Secondo lui gli artisti fanno proprio la stessa cosa che fa Edoardo, si mettono ostacoli per trovare il modo per superarli. Questo consta tutto il processo, diciamo, creativo e artistico. Come sempre, Carmelo Bene dice parole di verità. Eh sì, abbastanza, abbastanza. È abbastanza universale lui quando parla di certe cose. Noi saremmo in grado di tenervi qui altre 3 ore, io lo so, ma non lo faremo perché non è giusto, però vi invitiamo a tornare a trovarci. Vi Molto ringraziamo tantissimo volentieri. per essere stati con noi Grazie mille. e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e che guarderanno la diretta in un secondo momento. Ciao a Grazie. tutti. Adesso. Grazie Ciao. Alessandro, grazie Sergio. Ciao. Grazie.